Questa mattina a Vibo Valencia l'ultimo saluto all'avvocato Francesco Tassone, figura storica del meridionalismo calabrese, studioso ed editorialista. Aveva 96 anni, fu tra gli ideatori della rivista Quaderni Calabresi, poi divenuti Quaderni del Sud. Intellettuale stimato, punto di riferimento per la vita culturale e sociale di una Vibo Valencia che a quel tempo sapeva essere impegnata e vivace. È stato maestro per tanti giovani studiosi così come per tanti intellettuali. Meridionalista convinto, aveva una visione chiara di tutta la questione, partendo dalla considerazione di quella che lui definiva la disunità d'Italia, come ebbe modo di chiarire in un suo colloquio di qualche anno fa, che riproponiamo in sua memoria. Chi di noi non è unitario, e non solo con i popoli italici, ma con tutti gli altri popoli, con i popoli europei, con i popoli mediterranei, con i quali avevamo rapporti diretti, aperti, e che una volta realizzata l'unità territoriale, cioè una volta che l'intero territorio della penisola venne aggregato, unificato nel senso di aggregato sotto la monarchia sabauda, e bisognava avviare il processo di unificazione delle popolazioni, renderle solidali, fraterne, che crescessero tutti insieme, invece una volta che si iniziò il processo di disunità, perché iniziò il processo di sfruttamento, per varie ragioni, soprattutto del napoletano, non per esempio nei confronti della Toscana, non nei confronti della Lombardia, c'era una notevole omogeneità territoriale. Quindi noi potremmo dire il 1860 è l'anno con cui inizia la disunione degli italiani. Il meridione prima dell'Unità d'Italia non era una questione, era un paese vivo, quindi l'invenzione del Mezzogiorno da parte, come questione da parte dello Stato unitario. Naturalmente un'affermazione di questo genere è impegnativa e quindi deve essere dimostrata, anche se a livello di senso comune è abbastanza avvertito che il meridione è una colonia. D'altra parte ci sono effetti macroscopici, quale quello dell'emigrazione, per esempio, che prima non esisteva. Tuttavia richiede una indagine seria per capire come, perché le forze che hanno portato a questa cattiva invenzione, perché se ne poteva fare naturalmente una migliore.